Radio Radicale, siamo con Fabrizio Cicchitto per parlare del voto delle regionali in Emilia-Romagna e in Umbria. Insomma, ha vinto il centro-sinistra, non ci sono state liti, cose varie, cose che abbiamo visto in Liguria, che era una consultazione regionale molto anomala per come ci si era arrivati. Non so, è sorpreso di questa che è stata definita come una doppietta. È brutto utilizzare questi termini, però insomma. Dunque, dico alcune cose paradossali, secondo me, e cioè che l'assenteismo c'è stato fortissimo ed è stato largamente a carico del centrodestra, perché ha sbagliato candidati. Ha sbagliato in modo clamoroso il candidato in Emilia, lì non c'è stata partita, l'Emilia ha presentato, il PD ha presentato un candidato riformista di alto livello. L'altra non è pervenuta, poverina. La Colini. Era Sì, non è esistita. una professoressa, ma è stata sottosegretaria nel Sì, ho governo. capito quello che ti pare, ma secondo me proprio non ha mobilitato il centrodestra che non è andato a votare. Però la cosa molto più grave invece è il risultato dell'Umbria, nel senso che il centrodestra deve riflettere molto su chi manda al governo, sui suoi candidati e così via. Non ti dimenticare il precedente delle elezioni sarde, quando il candidato del centrodestra, che era Di sindaco Cagliari. di Cagliari, ha perso in un modo clamoroso innanzitutto a Cagliari. Qui in questo caso il candidato era obbligato perché era presidente uscente. Un presidente uscente che perde in quel modo, con un assenteismo così vasto, significa che ha fatto male e che era un candidato sbagliato, anche se inevitabile. Quindi la situazione, il centrodestra deve riflettere molto, nel senso che quando si presenta la Meloni è trainante e gli altri non sono trainanti per un difetto di classe dirigente e così via. Anche il risultato della Liguria che ti evocavi. Allora, in Liguria era tutto atipico. Nella Liguria è avvenuto un fatto gravissimo di una procura che ha sciolto una regione. Però, Toti non ha reagito nel modo con cui un militante politico doveva reagire, cioè 7 anni di vicende giudiziarie. 7 anni di vicende giudiziarie, perché quando fai politica stai sul ring, prendi i colpi e li hai, non è che scappi. E lì il centrodestra ha vinto per due ragioni: perché ha comunque candidato un candidato civico, sindaco di Genova, che però ha perso a Genova. E poi c'è stato l'exploit di Scajola Imperia. in Imperia. Senza Scajola in Imperia il centrodestra non vinceva. Quindi sulla Liguria, ripeto, c'è un vulnus democratico costituito da un sequestro di persona fatto dalla procura e quindi con conseguenze. Col fatto che chi è stato la vittima di questa cosa non ha retto allo scontro e è scappato. Quindi è tutta atipica la Liguria. E invece sia il voto in Emilia, sia il voto specialmente il voto Umbria. in Umbria, il centrodestra ci deve riflettere 1.000 volte, perché loro seguono il meccanismo che si segue, si siedono intorno a un tavolo, tocca a me, tocca a te, tocca a me. Allora chi tocca piglia e candida chi vuole, ecco i risultati. Ultima cosa, non dimentico, perché vivo a Roma, il disastro che ci fu a Roma da parte del centrodestra con un candidato sbagliato indicato a caso dalla Meloni, che era una specie di tribuno radiofonico che Ah sì, me lo faceva ricordo. ridere i polli. Insomma.
È mancato un po' Salvini la Lega, perché insomma ho visto qualche commento, dice la politica di Salvini non ha pagato, c'entrava questa cosa? È certo che c'entra, ma Salvini è una specie di Salvini Calderoli. Ma ti rendi conto che loro devono ringraziare, il centrodestra deve ringraziare in ginocchio la Corte Costituzionale che ha detto, ha salvato gli italiani da un disegno di legge sbagliato, qual era quello delle regionali, quello dell'autonomia differenziata. Ma poi ci stanno fondate ragioni per evitare il referendum. Il Beh, referendum. i referendum quelli parziali, non quello Ma integrale. anche quello generale, perché insomma, con le 7 modifiche proposte, la Corte Costituzionale di fatto ha dichiarato non incostituzionale l'ipotesi globale, ma l'ha rivoltata come un calzino in sostanza. Certo, vabbè, insomma, sì. Dovranno fare un disegno di legge, Sì, no, forse un decreto. ma dico, se facevano il referendum così, era un altro bagno di sangue. Perché è un disegno di legge che incentivava come automatismo il campo largo e disincentivava il centrodestra perché una parte, il mezzogiorno, non andava a votare, secondo me. Certo. Quindi devono, insomma, si devono dare una regolata se vogliono continuare, insomma, la partita. E comunque la Lega nella accoppiata Salvini Calderoli. Calderoli sono un pericolo pubblico per il centrodestra. Ah, questo, addirittura questo. L'ultima cosa, è cominciata una china discendente, perché io dopo l'Europeo ho sentito tutti, ha vinto la Meloni, però adesso comincia una china discendente per il centrodestra. Ma perché? No, non ci stanno ragioni, a parte il fatto che la distinzione fra le elezioni politiche nazionali e le elezioni locali è nettissima, quindi Non vede conseguenze per il governo. non vedo conseguenze per il governo. Se si danno tutti quanti una regolata e se non è e se il duo Salvini Calderoli o chi che sia non pensano che sono la versione italiana di Trump e Musk. Ho capito. Quindi il suo consiglio qual è? Datevi una regolata. Sì. Datevi Ok. una regolata, mettete in campo, specie nelle elezioni amministrative, dei personaggi che hanno un rapporto con l'elettorato, che non sono designati dal Comitato Centrale della Lega o di Fratelli d'Italia e così via. Vedi che Forza Italia è più saggia, però datevi una regolata perché la gente poi alle politiche vota Meloni, metti. Ma alle regionali e alle locali vota chi gli proponi Certo. e se non gli piace, nel migliore dei casi vanno in assenteismo. Certo. Ellie è brava? Ma sta giocando di rimessa. Ho capito, però col contropiede ci abbiamo vinto un campionato del mondo Sì, noi. sta facendo il pieno, però sta uccidendo la coalizione. E poi ti devo dire la verità, sul terreno dei contenuti, non la sopporto perché è neutralista, populista, giustizialista, cioè Il peggio del. la somma del peggio che io vedo. Siccome però il peggio in Italia talora è forte, Ho capito. pensa al voto per la Lega al 32%, pensa al voto per il Movimento 5 Stelle, anche quello al No, 32%, 33 forse. può 33. Vabbè, Può insomma. darsi che lei riesca a fare il pieno del peggio, ma il pieno del peggio non si traduce nel meglio, secondo me, per il governo del paese e anche per la stessa ipotesi di una sinistra riformista che allo stato attuale vedo soltanto in alcune apprezzabili esperienze, di gruppo o di persone. Bene, abbiamo fatto un'intervista politica, ma anche una piccola lezione di filosofia politica. Grazie, grazie a Fabrizio Di Ciao. Tito.